Nelle nostre tre sorelle ciechi sono tutti gli altri personaggi che scelgono di non vedere, di non farsi domande, che in qualche modo si accontentano di vivere. Lo spiega molto bene questo atteggiamento Andrei, il fratello che poverino, non entra nel titolo, in un monologo quasi alla fine del testo, e dice: nella nostra città, che ormai ha 200 anni, tutti gli abitanti non fanno che mangiare, bere, dormire e alla fine crepare e mettere al mondo altri che a loro volta mangiano, bevono, dormono e per non abbrutire nella noia si danno ai pettegolezzi, al vino, alle carte, alle tresche e le mogli ingannano i mariti, i quali mentendo fingono di non vedere, di non sapere, e via di questo passo la peste infetta i figli e spegne quel barlume di scintilla divina che hanno, finché diventano tali e quali ai loro padri e alle loro madri, cadaveri ambulanti, uno uguale all'altro. Dunque, quello che questi personaggi non vedono o che si sforzano di non vedere o fanno finta di non vedere è ciò che invece le sorelle cercano disperatamente di trovare, ovvero sia qualcosa che tenga insieme tutto. Il fatto che gli eventi delle nostre vite, i più lontani nel tempo e nello spazio, che apparentemente sembrano accadere senza alcun senso, in realtà, disegnano una trama, disegnano un paesaggio che alla fine dà senso agli eventi, gli arrivi dei militari, le loro partenze, il carnevale, le feste rimandate, l'incendio che quasi distrugge la casa delle sorelle. Masha, Olga e Irina cercano disperatamente di tenere insieme i pezzi e di vedere, di accorgersi, di rendersi conto che in realtà tutto ciò che sembra lontano è vicino e che tutto ciò che sembra separato in realtà contribuisce a un disegno che dà senso a questi frammenti dispersi. Olga, Masha e Irina, rispetto a tutto il resto del mondo, del loro mondo che sceglie di non vedere, loro scelgono di affrontare, una domanda fondamentale, che è perché ricordare? A partire da questa domanda che si apre il dramma che noi abbiamo deciso di ambientare in un luogo dove il tempo smette di esistere. Le tre sorelle abitano il centro di un buco nero dove esiste solo il presente scenico a partire dal quale realizziamo lo spettacolo, il presente dunque delle attrici e il presente di questi personaggi, che contiene, tutto ciò che è accaduto e tutto ciò che deve ancora accadere. La mosca del passato che coincide con la mosca del futuro, le memorie e i desideri che continuano e abitano il nostro presente.